Ben ritrovati e ben ritrovati a tutti e a tutte ragazzi e ragazze sul canale di Rubaldo. Siamo sempre qui su Fallout 76 con un nuovo video guida molto molto interessante. Stiamo parlando dei progetti per la Nuke Cola Power Armor. Mi raccomando ragazzi, supportate sempre questi video con un bel like, perché appena arriveremo a 80 like ragazzi vi farò vedere il secondo video dove ci sarà un'altra porta del bunker da sbloccare ancora più bella. Quindi mi raccomando, spolliciate, condividete questo video con i vostri amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivando la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Io vi lascio alla visione di questo video e buona visione. Ok ragazzi, qua è laddove inizia tutto. Vi faccio vedere in mappa esattamente la locazione. Dovrete andare esattamente nell'angolino in basso a sinistra, dove c'è questa torre, più esattamente nell'area commerciale di Watoga, e dovrete andare esattamente in questo punto qua dove mi sono fermato io in questo momento. Adesso troverete in questa zona, quindi guardate come riferimento questo palazzo verde, andate dritto per dritto e arrivate qua in questa cassetta degli attrezzi vicino a questo cadavere. Se ci cliccate sopra, vi dirà che appunto serve una chiave, quindi per il momento non possiamo accedere, e qui è il primo punto della quest. Arrivati in questo punto preciso della mappa, ovvero qua dove c'è Bogtown abbandonata, dovremmo spostarci poco più a destra per trovare il punto che ci interessa. Dovrete arrivare esattamente a questo traliccio e ve lo segnerò in mappa con questo simbolo. Ora, vicino a questa struttura dovremmo girare un po' intorno per trovare un corpo di un'altra persona morta, ed è esattamente qua, vicino a questa pietra, quindi guardate bene la posizione. Siamo esattamente qua in mappa. Qui ci sarà un documento che è il testamento di questo ragazzo. Vi lascio la visione ovviamente del documento, mettete pure in pausa se volete leggerlo. E poi qua in questa sacca finalmente troveremo la chiave della cassetta degli attrezzi che abbiamo trovato poco fa, insieme anche una mitragliatrice leggera. Dopo aver preso tutto ciò, potremo ritornare quindi all'area di commercio di Watoga. Rieccoci qua, quindi dovrete girare in questa direzione e correre di nuovo nel punto dove eravamo prima, sostanzialmente. Quindi prendete come considerazione, come punto di riferimento, questo palazzo verde e correte tutti dritti verso questa direzione, e poi qua troverete appunto la cassetta degli attrezzi. Il punto è sempre lo stesso, ragazzi, non si è mosso, state tranquilli. Adesso potremo finalmente aprirla. Adesso abbiamo la chiave della cassa di Clara, due sappi, accendini e un po' di materiali. Bene, cosa dovremmo fare con quest'altra chiave? Arrivati a questo punto ragazzi, dizoomate bene tutta la mappa e andate tutto su, prendete come riferimento magari questo cartellone Green Country e dovrete andare a Sutton, vicino appunto a questa ferrovia. Quindi teletrasportiamoci lì e ci vedremo dall'altra parte. Adesso per trovare la chiave io mi metterò un marker più o meno in questa direzione e poi vi faccio vedere dove poterlo trovare. Non è semplicissimo, ma ci si arriva abbastanza tranquillamente una volta arrivati a Sutton. Ok ragazzi, aprendo la mappa più o meno in questa posizione qua, arriverete in questa zona dove potrete vedere appunto queste due case, questa arancione e questa bianca. Qui vicino a questo camion ci sarà una casettina di un cane. Come vedrete ci dice chiave della cassa di Clara, quindi abbiamo trovato la chiave prima, e c'è anche un altro testo che vi farò leggere ovviamente. Come dicevo prima, mettete magari in pausa se volete leggerlo, ed eccolo qua. Comunque, aprendo la cassa, come vedrete, c'è la chiave dell'armadetto della Nuke Cola. Prendiamola e adesso vi faccio vedere a che cosa ci serve questa chiave. Questa fase è molto delicata e difficile, quindi seguite bene questo video. Se avete dubbi, ovviamente rimango a disposizione nei commenti qua sotto. Riprendiamo la nostra mappa e dovremo andare esattamente allo stabilimento della Nuke Cola, quindi l'impianto Nuke Cola di Kanawha. A questo punto dovremmo entrare all'interno dell'edificio, e qui inizia il bello, perché non sarà facilissimo trovare il contenitore che ci serve, però se seguite bene le mie indicazioni, partite da questo cartello e ovviamente dirigetevi all'entrata principale dell'edificio, che sta esattamente qua vicino. Ecco l'ingresso.
liberatevi dei gol. Comunque è una zona abbastanza a livello basso, quindi non vi dovranno dare parecchio fastidio, diciamo. Ok, entriamo da qua, impianto della Nuke Cola. Una volta entrati all'interno dello stabilimento della Nuke Cola, seguite questo percorso, è molto semplice. Salite queste scale, dovremmo dirigerci, quindi prendere le scale qui sulla destra, ai piani superiori. Dopodiché prenderemo questa porta qua e arriveremo a questa porta che ha bisogno del Look Pick. Vi richiede il livello di abilità 1, quindi non è molto difficile. Apriamolo. Sgomberiamo l'area dai ghoul. Dovremo avanzare in questa direzione e poi qui a terra troveremo finalmente l'armadietto. Quindi ragazzi, ci siamo. Apriamo l'armadietto della Nuke Cola e qua dentro, raga, abbiamo la chiave cupola di Tritolo 3. Prendiamola e adesso vi faccio vedere il prossimo punto. Ci sono 8 differenti bunker di questo tipo. Questa porta sarà inaccessibile perché? Perché dovremmo fare un ultimo passo importantissimo. Esattamente in questa direzione, verso questo bunker. Ora vi faccio vedere anche la posizione in mappa. Praticamente è qua, questa struttura. Apriamo questa porta, ce la richiudiamo così non ci scoccia nessuno. Dovremmo andare in questo terminale qua, dovremmo hackerarlo. Come al solito ragazzi, se non sapete come hackerare i terminali, vi metto magari qua in alto nella i bianca il video che ho dedicato appunto alla risoluzione dei terminali. Dateci un'occhiata, è molto semplice. Ok ragazzi, una volta hackerato siamo praticamente alla fine dell'opera. Dovremmo andare a sbloccare ovviamente la cupola numero 3. Come vi dicevo, ci sono 8 bunker che si possono sbloccare, noi andremo a sbloccare il numero 3. In questo modo avremo i permessi per poterci entrare. Ora prestate bene attenzione, dovete seguire questa strada in questo verso, tenendo conto questo cartello qua. Troverete sulla sinistra l'entrata, però fate bene attenzione a non confondervi con questo ingresso, che sarebbe questo qua, che come vedete è inaccessibile. Questa porta ovviamente sicuramente verrà sbloccata con le prossime patch, chissà cosa c'è dentro, però per ora ignoratela. Andate sempre dritti nella strada fino a che non arrivate a, diciamo, a questo cumulo di... questa montagnetta, insomma, di rocce. Guardate bene dove sto guardando. Adesso andiamo verso il punto dove c'è Cairo. Facciamo una reaction con Cairo, voglio vedere la sua espressione. Comunque questa è la porta, come vedete possiamo attivare la porta con la chiave della cupola di Tritolo 3 che abbiamo trovato dentro lo stabilimento della Nuke Cola. E se ci giriamo esattamente verso la strada siamo in questa posizione. Prendete in considerazione questo albero che fa una V. Ci siete, insomma. Vabbè, iniziamo. Sei pronto? Prontissimo. Vado. Ah, mi si è aperto anche me. Sì. Siamo in un posto. Guarda cosa c'è qua senza prenderlo. Wow. Leggi cosa c'è scritto. Verdice Coca-Cola T51. Wow. Questo è un progetto. E poi c'è una giacca che adesso te la faccio vedere. Questo è un progetto, ragazzi, per mettere la vernice nella nostra tuta della Nuke Cola. Praticamente è una vernice Nuke Cola per la nostra Power Armor, paurosa. Qui tra l'altro potete posizionare la vostra Power Armor se volete. Allora, una cosa che mi sono dimenticato di farvi vedere è il vestito che abbiamo trovato, ovvero questa qua dovrebbe essere. Eccola qua. Vedete, nella schiena c'è l'omino della Nuke Cola che brinda. Abbastanza carina, una veste casual. Ecco, c'è anche Cairo. Vedete. Questa è la versione femminile. E nulla, qua intorno troverete a terra anche delle Nuke Cola Quantum. Li troverete un po' buttate a terra, un po' sparse. Prendetele perché, insomma, sono buone.
Niente, questo diciamo è tutto. Spero insomma che la guida vi sia tornata utile. Da Rubaldo e Cairo, questo è tutto. Un saluto. Mi raccomando, lasciate un bel like di supporto. Se avete bisogno di ulteriori informazioni su questa quest, scrivetemelo sotto nei commenti. E ci vediamo come sempre a un prossimo video. Bella! Bella.